Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 8, episodio numero 86. Anche questo puntatona dal colore un po' paleofologico. Il link lo trovate in descrizione di YouTube. Science Wonder Stories, dicembre del 1929. Su Science and Wonder Stories del dicembre 1929 e poi in Science and Wonder Stories del gennaio 1930 fu pubblicato in due puntate un racconto di fantascienza intitolato The Conquerors dell'autore David H. Keller MD. Il testo è essenzialmente un interessante racconto di fantascienza nei risvolti ufologici che è sintetizzabile con questa favola. Dunque, nella prima parte del racconto, in breve, il servizio radio dell'USA è stato sospeso per un guasto tecnico, ma poi viene riposto in funzione. Un criptico messaggio proveniente dall'aria, da un popolo che si autodefinisce come i conquistatori. Tutto il traffico aereo americano sui 5 stati degli USA deve essere interrotto. Finalmente, dopo un'ulteriore e misteriosa interruzione delle trasmissioni radio in tutta America, il popolo dei conquistatori invia un altro messaggio dall'aria. Tutti i piloti americani che volano sopra gli USA saranno uccisi. La nazione USA è scioccata ed impaurita. È offerta una taglia di vari milioni di dollari a chi riesce a catturare oppure a fornire informazioni utili per catturare i conquistatori. Nel frattempo, un'entità antropomorfa, nelle sembianze di un nano con una grossa testa, che si definisce come l'ambasciatore dei conquistatori, contatta il presidente degli USA per avere un colloquio. In questo incontro l'entità richiede che tutti gli stati del sud degli USA siano abbandonati dagli esseri umani. L'ambasciatore dei conquistatori pone l'accento sul potere del suo popolo, ossia la capacità di interrompere le trasmissioni radio in tutti gli USA, oppure di tagliare tutte le reti di distribuzione elettrica negli USA, riportando il paese nordamericano in un medioevo. L'ambasciatore alieno si definisce come un essere umano proveniente da un futuro di oltre 500 anni. Durante la sua seconda visita, l'ambasciatore dei conquistatori viene ucciso. Si scopre, facendo l'autopsia, che l'essere è biologicamente molto diverso dagli esseri umani. Gli stati del sud degli USA non sono evacuati e una misteriosa e criptica nube in nebbia si stende su tutti gli stati del sud degli USA. Sir Henry Brampton, un ambasciatore della Gran Bretagna, viene mandato negli USA per investigare sulla situazione e li salvare della collaborazione di due americani, John Ormond, un prestante sportivo nativo del Tennessee, e Mallory Wright, un valente scienziato americano. Science Wonder Stories, dicembre 1929, la seconda parte del racconto di David H. Keller, MD, The Conquerors. Dunque, la seconda parte della favola è una permutazione del tema della guerra dei mondi, più Flash Gordon, e non è particolarmente interessante per un paleofologo razionale. Però, ad un osservatore attento del XXI secolo, non può sfuggire che in questa favola il fatto che 1. Il periodo schizofrenico in USA dal 1947 al 1950 in un certo qual modo anticipato da quanto raccontato da questo, diciamo, racconto di fantascienza. 2. Il mito ufologico dell'incontro tra Eisenhower e gli alieni va retrodatato al 1929 piuttosto che al 1951. È evidente che il racconto di Amazing Stories del 1951 abbia come incipit la permutazione di un pezzo
nella favola di Keller, appunto questa favola, che ovviamente è del 1929. Inoltre, 3. Il pezzo della favola di David H. Keller fu estratto e permutato da Hollywood in Ultimatum alla Terra nel 1951. Infine, 4. Punto, vi sono pezzi della favola di Keller che aprono la strada al grande successo di Flash Gordon nel 1934. Io vi invito a dare un'occhiata a questa bloggata perché è interessante questo racconto di fantascienza del 1929 che riesce ad anticipare con una buona descrizione del tempo il contesto di quello che poi sarà negli Stati Uniti il periodo nevrotico dal 47 al 50 sulla questione dei dischi volanti, in cui l'USAF dichiarò che i propri piloti dovevano abbattere questi velivoli sconosciuti. È indubbiamente un racconto di fantascienza che dà da pensare su come sia stato particolarmente sagace questo autore di fantascienza che nel 1929 riuscì a predire in qualche modo, con una discreta, diciamo una buona vicinanza di quello che poi sarà il periodo che va dal 47 al 50. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.